Dopo nemmeno 5 minuti ci abbiamo dato dentro. Mi spiace davvero tanto per il suo ragazzo. Ti puoi prendere Vicky, è tutta tua. Appena ho visto Jay ho pensato... Wow. Sei bellissima. Anche tu sei uno schianto. È davvero bellissima, sapete? Se non vi fate vedere al lavoro, se arrivate in ritardo, mettete a rischio la possibilità di restare nella casa. Questo è il mio anno. Sarò una vera puttana. Siamo come una famiglia felice. Gus le sta addosso in modo assurdo. Tu mi vuoi copare, io voglio spezzarti il cuore. Ce l'ho nel palmo della mano. E andiamo. La mia paura più grande sono le rughe. Sono una vera Jordi, con un tocco snob. Sono laureato in abbordaggio. Mai baciato uno senza tartaruga. La cosa più difficile che so fare è la mia acconciatura. Parlo talmente tanto che ti cadono le orecchie. Il mio stile lascia il segno. Falsa e scatenata, con due tette così. Jordi Shore! Sì! Ieri sera mi sono trovata un ragazzo e me lo sono fatta. Non vedevo l'ora di darmi da fare. Non so come mai sono stata la prima a Jordi Shore. È solo il terzo giorno. È davvero iniziato l'anno della clamidia. Diamoci dentro. Gus e Charlotte hanno passato la mattinata a letto, ma dai, che bravi! Tutti dicono che Gary è una macchina del sesso. Io sono forse l'unica che è riuscita a non farci sesso. Ho un'arma segreta che fa impazzire le ragazze. Ho un cazzo enorme. È così grosso! Quando le ho svelato il segreto, è rimasta sbalordita. È grosso come una pannocchia. Sì, ma è una pannocchia di quelle giganti come non se ne sono mai viste. Lo sbatteva di qua e di là sul balcone. Pensavo che avrebbe spaccato i muri. Boom, 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 bang, 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 bang. Pensavo che avrebbe rotto tutto. Qui viene giù tutto e finisce che cadiamo dal tetto. Alcune ci mettono 2 giorni, altre 2 settimane. Per alcune ci vogliono 6 mesi, ma ci stanno sempre. I ragazzi stanno dormendo di là. Ti pare giusto scoppiare a quel modo? Ma si vede il tuo cazzo, ma che cazzo fate? State scoppiando? Non stiamo scoppiando. Fammi vedere. Ho pensato, ma che cazzo è quello? Mai visto niente di simile. Di cazzi ne ho visti tanti in vita mia. È grosso come il mio braccio. L'hanno visto tutti, il segreto è stato svelato. È enorme, una cosa mai vista. Io avrei paura. Non importa quanto fossi ubriaco ieri sera. Io e James dovevamo svegliarci presto e andare a lavorare. Sono saltato giù dal letto senza sapere che ore fossero. E sono andato a cercare James perché aveva detto che puntava lui la sveglia. Ho guardato l'orologio ed erano le 8:10. Gli ho detto, ti devi alzare, dobbiamo andare al lavoro. Ero sicuro che fosse Anna. Pronto? C'è Jay? Ciao Anna, sono io, Jay. Dove sei? Abbiamo un paio di minuti di ritardo. James e io siamo pronti e stiamo praticamente uscendo di casa. Ma non avevo detto alle 8 e di non fare tardi? Sì, ci spiace. Usciamo tra 2 minuti. No, è troppo tardi ormai. Sono davvero furiosa con voi, ragazzi. Non ditelo a Jay, ma vorrei prendermela con la sveglia. Solo che ero così ubriaco ieri sera che mi sono dimenticato di puntarla. Sono davvero delusa. Anna, per favore. Io siete delusa. Avete deluso il mio cliente. Non tollererò altri ritardi. Ci sentiamo più tardi. Ora va. Anna, siamo lì tra 2 minuti. Ciao. Cazzo. Ehi, James. Non prepararti. Ha chiamato Anna. È furibonda. Furibonda? Sì. Dovevate essere qui. Dove siete? Io le ho detto che stavamo praticamente per uscire. E lei cosa ha detto? Attaccato. Non andiamo, davvero? Giuro, mi ha ricoperto di insulti, ha attaccato e basta, fine. Cioè, tu che fai ora? Me ne torno a letto. Ho bevuto troppo e non ho puntato la sveglia, quindi è colpa mia. Non voglio che Jay venga mandato via, anche se avrebbe potuto puntare una sveglia pure lui. Ho visto il suo pisello, è davvero... enorme. Tienimi lontano quella roba. Potrebbe mandare una in ospedale con quel coso, potrebbe perforarle un polmone. Secondo te hanno scopato? Io non ci riuscirei a stare a letto con una senza scopare. Glielo ho chiesto, le ho chiesto avete scopato e lei ha detto no.
Charlotte è una tipa sincera. Mi ha detto di no, ma che gli ha visto il pisello e che è enorme. Non l'ho mai visto e non voglio vederlo. Se lo dovesse tirare fuori davanti a me, ci rimarrei male. Essere nella casa mette a dura prova il rapporto tra me e Dan, molto più di quanto credessi. Non sono molto orgogliosa delle cose che ho fatto e che ho detto, visto che avevo un fidanzato. Ti sono mancata ieri sera? Sì. Davvero? Non so cosa fare. Mi manchi tantissimo. Anche ieri sera non ho fatto che piangere. Dovresti venire a trovarmi perché c'è una stanza degli ospiti con un bel letto a baldacchino. Gli altri ci vanno solo per scoprire, ma cambiamo sempre le coperte. E se vieni ci possiamo andare anche noi. Sarà bello. Mi sembra un'ottima idea. Fammi sapere quando posso venire e arrivo. Lo farò. Certamente, ti amo. Anch'io. Ciao. Ti amo. Ciao. Il mio ragazzo Dan mi ha detto che posso baciare altri mentre sono qui, ma la prima sera sono finita a letto con Gary. Non mi ricordo niente, vorrei ricordare. Almeno potrei parlarne con sincerità. Quindi tu puoi fare quello che vuoi e lui no? Ma no, insomma, io sono qui, lui è a casa. Insomma, no, non lo so. E tu puoi fare un po' a Gary? No! Se l'avessi fatto e lo ammettessi, sarei una stronza. Se non l'ammettessi, sarei una stronza comunque, ma lo saprei solo io. In ogni caso, sono una cretina. Quindi è un bugiardo? Sì, un fottuto bugiardo. Davvero? Sì! Ah, no, di certo. Abbiamo deciso di uscire tutti insieme per divertirci un po'. La situazione tra me e Vicky è che lei è solo un'amica. Non mi piace in quel senso. Spero che Jay non se la sia presa perché sono andata fuori a pranzo con Greg, perché per me Greg è solo un amico. Credo che lei e Jay stiano molto bene insieme. Dormiamo insieme tutte le notti. Finora ci siamo fatti solo le coccole. Stiamo giocando al bravo maritino e alla brava mogliettina. Vicky mi ha preso da parte e mi ha chiesto cosa volevo fare, se volevo portarmi qualche tipo a casa. Voglio portarmi una tipa a casa, ho intenzione di farlo. Ti darebbe fastidio se mi portassi un tipo a casa? Jay mi piace davvero. È bello, è il mio tipo. Sembra il genere d'uomo che mi sa tenere testa ed è anche un vero gentiluomo. Ti vuoi portare qualcuno a casa? No. Non voglio rovinare la situazione, non voglio farlo arrabbiare, spero che per lui sia la stessa cosa. Non voglio che tu faccia sesso nel letto accanto al mio. Sono stata chiara? Sei stata chiarissima, sì. Sì. Lei può fare quello che vuole, ma io no. È bella, ma questo non vuol dire che le cose andranno come dice lei. Siamo entrati in casa e c'era un bigliettino di Anna sul tavolo. Si vedeva che era arrabbiatissima. Vengo per parlare con Jay e James, siete tutti fuori. La casa è un disastro, dobbiamo parlare. Cazzo, così non va bene, Anna. Merda, spero che non voglia sbatterci tutti fuori. È arrabbiata perché la casa è un disastro, perché ci ha chiamati e non eravamo in casa. E poi ovviamente perché Jay e James non si sono presentati al lavoro. Stamattina eravamo ancora un po' ubriachi e non l'abbiamo presa sul serio. Ma più andiamo avanti, più andiamo in panico e con questo ho detto tutto. È stata un po' dura e ovviamente è colpa mia e di James, non lo metto in dubbio. Ma buttarci fuori di casa mi sembra un po' troppo. Abbiamo fatto un errore, ma non meritiamo di essere cacciati. Stasera ci saranno altre 4 ragazze. Salute! Pessima idea. Arriva questa su per le scale, bagnata fradicia, con le extension più brutte che abbia mai visto. Gary è nell'altra stanza con un'altra tipa. Non me ne fotte un cazzo, ma mi girano le palle lo stesso. Sì! I ragazzi sono un po' giù perché potrebbero essere cacciati. L'unico modo di tirarli su sono le ragazze. Ho preso un sacco di numeri, quindi avanti. Fagli una telefonata. Allora, quale chiamo? Guarda che cosa hai in tasca. Sono un grande o no? Tutti quelli? Sono il più grande, quindi è ora che li educhi un po'. Esci, prendi il numero di telefono, le porti a cena, li fai sentire speciali, te le s***i e poi le scarichi. Se proviamo a cucinare noi, finiremo per avvelenarli. Cosa vorresti cucinare? Prendiamo del vino. Champagne, non vino. Vino, bistecca.
Gaz e io impariamo molto da Greg, perché di solito conosciamo le tipe nei locali, le portiamo a casa e ce le scopriamo. La mia strategia è più mordi e fuggi, prendi quel che c'è e via, fine. Per uscire a cena e bere champagne deve essere una molto speciale. Con Charlotte no, è una botta sicura. Le chiamo ora, ok? Dai. Mettici impegno, Greg, dai. Mostrerò loro come si comporta il serpente quando si tratta di tipe. Ceneremo con loro, le faremo sentire speciali e poi ce le scopiamo. Ciao, sei Harriet? Sono io. Ciao, come stai? Sono Greg. Oh, ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Bene, grazie. Cosa fai stasera? Niente di che, tu cosa fai? Io e i miei amici volevamo fare una cena, ti va di venire? Sarebbe fantastico. Di solito non spendo soldi in cene e simili. Vado fuori, le faccio ubriacare e poi me le sco... Facciamo per le 9? Per le 9 va benissimo. Bene, alle 9 allora, ci vediamo più tardi. Ok, ciao ciao. Ha detto di sì? Bene, chi era? Chiaro, dammi il 5. Mettici impegno, Greg, dai. Che cazzo, tu sei un demonio. Sono certo che Vicky si incazzerà di brutto e che Charlotte romperà le palle a Gary. Ne sono sicuro. Non dirlo alle ragazze, non devono saperlo. Cosa pensi che diranno? Lo si incazzeranno poi. Si incazzeranno di brutto, soprattutto se sono più belle di loro e magari pure bionde. Stasera sarà una serataccia con Charlotte. Sinceramente non le muoio dietro così tanto. Stasera seguirò la corrente. Sono curioso di vedere che faccia farà. E invece Gary? Gary ed io non siamo niente. Gli ho fatto qualche lavoretto, ma niente di più. E se domani si porta a casa una tipa? Non mi importerebbe. Smettetela di pensare che Gary e io ci sposeremo, perché c'è già una coppietta in casa, il maritino e la mogliettina qui accanto. Oh, sono proprio te! Mi piace davvero, Jay. Credo di piacergli anch'io, ma in fin dei conti è sempre un uomo. Non so come reagirei se portassi a casa una tipa. Credo che dovremmo navigare a vista tutti e due. Sono davvero preoccupata per Vicky. Credo che lei sia più attaccata a Jay che non il contrario. Stiamo bevendo qualcosa e a Charlotte viene in mente di fare del punch. Siamo lì che beviamo, ci rilassiamo e notiamo che non ci sono i ragazzi. Ci abbiamo messo un po' a capirlo perché siamo brille. Saranno veramente fradice ora che arriveranno le ragazze. Freghiamole, diciamo che stiamo cucinando per loro. Mettiamo le candele, facciamo finta penseranno di niente finché non arrivano. Per loro. Ci diranno, ma è per noi e noi... Sì! Charlotte e Vicky penseranno a una cena normale. Si andranno a preparare e poi ding dong. Stasera ci sarà da ridere. Le ragazze non se l'aspettano proprio. Ci saranno quattro belle bionde, noi saremo tutti eleganti. La tavola è imbandita, c'è lo champagne, le candele. Non l'avevo mai fatto prima per una tipa. Cosa diremo? Insomma, ci sono le candele sul tavolo. Cosa gli diciamo? Che è una serata tra uomini. Certo, una serata tra uomini con le candele. Dai, quelli come noi non usano le candele. Che ore sono, Gary? Le 8 e 5. Cazzo, meglio darsi una mossa. Dai, su, prepariamoci. Abbiamo un sacco da fare. Vai, vai. La serata non è nemmeno cominciata e le cose si fanno davvero complicate. Charlotte potrebbe dimostrarsi molto possessiva. Greg, vieni qui! Greg! Faccelo vedere! Faccelo toccare! Greg! Faccelo vedere! Faccelo toccare! Ci stiamo ubriacando qui, Gregory. Ti va di unirti a noi? Dai, prendi un bicchiere. Devo correre sotto la doccia. Ma non l'hai fatta prima di andare al bowling? No. Avete fatto tutti la doccia prima del bowling? Stai raccontando cazzate. Fai la doccia un'altra volta. No. Greg si fa la doccia un'altra volta. Perché? C'è qualcosa che non va. Stanno combinando qualcosa. Ma ce ne siamo fregate. Siamo andate di sopra a provare i vestiti per domani, a fare la maschera e cose simili. Ma non ci hanno fatto fesse. Mi spiego? Oh cavolo, 20 minuti. Ma che cazzo fai, James? Mi depilo, voglio essere bello liscio. Tutto va secondo i piani. Le ragazze non hanno idea di cosa stia succedendo.
È bello! Lo so, adoro l'idromassaggio. Siamo tutte di sopra con le maschere e roba simile a rilassarci e sentiamo delle risatine femminili e degli urletti tipici da donna. Non ti hanno detto di portare il costume? Sono entrate come se... Cosa vogliono fare? Come se fossero le più fighe del mondo. Tacchi alti, eleganti, messa in piega. Andiamo a Jersey Shore e saremo più belle di quelle quattro galline. Ste stronze. Venite, venite. Che schifo, ragazze. Perché? Cazzo, lo sapevo che c'era qualcosa che non andava. Non si sono preoccupati minimamente di noi. Gli fregava solo di poter fare i porci. E sembra che l'abbiano fatto apposta per farci stare di merda. No, no. Greg! Sei un galantuomo! Cosa? Ci sai fare! Ci sai fare! Ci sai fare! No! Possono fare quello che vogliono. Vaffanculo! Siamo arrabbiate, eh? Sia chiaro, non volevamo darlo a vedere ai ragazzi, questo è poco ma sicuro, quindi siamo rimaste in camera tutta sera a viziarci. Salute! Greg, sei stato bravissimo! Hai cucinato i funghi! Sì! Sì, è fantastico! Sei un galantuomo! Ci sai fare! È un ottimo cuoco! La mia bistecca sembra ancora viva! Esattamente come volevo che fosse. Mi piace al sangue, ma non così al sangue, è ancora viva. Erano tutte ragazze che aveva conosciuto nei bar. Quindi la prima scelta toccava a lui. Lei non sapeva più cosa fare per mettersi in mostra. Continuava a fargli gli occhioni, a spolparlo con gli occhi. Greg se la può fare come e quando vuole. Voglio farle vedere il posto. Greg, dove vai? Ci sai fare? Ci sai fare? Candele, champagne, un tocco incredibile. Sono cadute in pieno nella trappola. È iniziata subito la gara per chi si accaparra per primo la stanza degli ospiti. Quindi ho preso la mia tipa e l'ho portata nello scannatoio, perché qui si fa sul serio. Abbiamo mangiato benissimo, forse troppo. Muoviamoci, c***o, ci ha fregato. Dopo 20 minuti, mezz'ora, Greg era nella camera degli ospiti a fare sesso, a fare il serpente. Sono contento, così ha fatto capire a tutte che devono lasciarsi andare. Vai! E se fosse un vestito da lavare solo a secco? Io sono finito con Jade, che è una vera svampita. Sono finita nell'idromassaggio! Così l'ho presa e l'ho portata nello scannatoio per scoprirla. Jade ha un ragazzo. Non va bene. Ma perché non ce l'hai detto a tavola? Ma non ho fatto niente! Andiamo nell'idromassaggio. Voglio vedere come stanno le ragazze. Che palle è il ragazzo. Tutto quel tempo perso per niente. Che c***o. Sapete giocare a Twister? La ragazza di Jay ha un ragazzo. La mia è una noia mortale e non sembra che me la voglia dare. Attenta, attenta! Così ho preso il mio piumino e il mio cuscino e sono andata dalle ragazze. Jay, accomodati pure, unisci i letti e fatti un matrimoniale. Non voglio intralciarti. Voglio vedere come stanno le ragazze. È perfetto, Jay. Ecco così. Grazie. Harriet! James e Jay sono corsi subito e Jay ha iniziato a dire: tutto bene? Tutto ok? Gli è andata male, gli è andata male. James mi ha detto: siamo venuti a vedere come stanno le nostre coinquiline, bla bla. È stato carino in fin dei conti. Dai, non fanno per noi. Sono quattro perfette oche. Oche come non ne avevo mai viste. Io e James abbiamo detto che avremmo preferito cucinare per le coinquiline piuttosto che per quelle quattro oche di sotto, senza ombra di dubbio. Poco, ma sicuro. Dico che avrei preferito stare con te. Puzzi di alcol. Ma sei ubriaco? La tipa sale le scale bagnata fradicia, con le extension più brutte mai viste. E salendo bagna dappertutto. Un disastro. Ciao. Ma vaffanculo. Dille di andare via, sennò le spacco la faccia. Sembravo il Grinch, ero incazzata nera, davvero incazzata nera. Te ne vai a f***o. Non c'è bisogno di essere volgare. Ehi, cafona, sei in casa nostra. Io sono cafona. Sì, hai sentito, sei una cafona. Io sono stata invitata, stiamo scherzando. Scendi, prendi le tue amiche e andate a fare il c***o. Jade, ascolta, vai. Vado giù. C***o.
Se penso a Gary che s***a con un'altra, mi viene da vomitare. O da cagare addosso. Vomitare o c***are, forse tutte e due. Ci vediamo. Buonanotte, Greg. Le ho raccontato un sacco di stronzate. Mi piace, sei carina, ti sposo. Ma chi la richiama più? Pronto? Ciao, Sophie. Sto per venire a casa. Ok. Puoi dire a Jay e a James che voglio parlare con loro? È una cosa bella o brutta? Sarò lì tra un'ora e ne parlerò con loro. Fate sì che la casa sia in ordine. Non voglio trovare il solito casino. Ok. Non ti preoccupare, Anna. Ciao. Non ti preoccupare. Ciao. Siamo tutte incazzate perché i ragazzi si sono portati delle tipe. Merda. Ma vogliamo che Jay e James restino nella casa. Vediamo di mettere in ordine, di pulire e di restare uniti. Abbiamo sistemato. Io ho pulito la cucina, passato lo straccio, lavato i piatti. Insomma, ci ho dato dentro. Wow, che roba! Non facciamo in tempo a finire che Anna entra e ispeziona la casa. No. Vivete così a casa vostra? Questi sono gli avanzi di ieri sera? Siamo andati nella stanza degli ospiti dove ho fatto sesso ieri sera. E non mi ricordo nemmeno in che stato l'ho lasciata. Oh, cavolo. Di chi sono questi? Di Greg. Almeno fate sesso sicuro. Ti sei tolto i calzini prima o dopo? Sono i miei? Ciao, come stai? Sono stata meglio. Anna gira per la casa incazzatissima e io e Jay non sappiamo se ci farà restare o meno. Spero davvero di non sbagliarmi. Ho deciso di darvi un'altra possibilità, ma voglio anche che vi facciate perdonare. Certo. Stasera usciamo tutti insieme. Sì! Sì! Ciao, Johnny Shore! Sì! Sì, miei amici! Andiamo a prepararci! Stasera ci sarà da festeggiare! Tuesday è la serata più importante di Newcastle! Devo mettermi in tiro, davvero Jordi! E voglio prendermi una sbronza colossale! Ci stiamo preparando come ogni bravo Jordi per andare in vita. Voglio avere sempre qualcosa da bere. Non vedo l'ora di uscire. Sballo! È da un po' che non vedo gli amici, quindi quando li ho visti ho pensato: sì, i miei amici! Le amiche di Sophie sono bellissime, tutte eleganti. Non pensavo proprio. Entrano 15 ragazze, tutte bellissime, sono le sue amiche. Gary inizia a piacermi, gli ho detto che se solo si azzarda a tornare a casa con una tipa lo prendo a pugni in faccia. Ai Jordi ieri sera sono piaciute un sacco le ragazze. Si sono scatenati. Ne hanno presa una a testa. Così mi sono detta: ma che c***o, allora mi faccio anch'io un loro amico. Ho visto James che ballava con un amico. È carino. Stasera me lo faccio di sicuro. Le ragazze hanno resistito più dei ragazzi ieri sera. Charlotte è l'ultimo mio pensiero. Ho visto una ragazza molto bella. Non eviterò certo di andarci per Charlotte. Non succederà mai, non sono il suo ragazzo. Spero che Psycho Charlotte non se la prenda con Gary. Sarebbe brutto. Anche se probabilmente succederà. Inizia tutto in camera. Lì comincia lo spettacolo. Lì si scatena l'inferno. Tette di qui, piselli di là. È stato come un film porno. Gli sto facendo passare la serata migliore della sua vita. Non si dimenticherà certo il mio nome dopo questa notte. Se lui si vuole portare una a casa, lei cambia completamente umore. È completamente fuori. Non riesce nemmeno a stare in piedi. Allucinante.
Parlando di gay... Lasciatemi, fatemi scegliere! Se lui si vuole portare una a casa, lei cambia completamente umore. Va fuori di testa. Dai, lasciatemi scegliere! Tengo. Non sono ubriaca! Ti tengo! Mi si vede porta il culo. In macchina, portala in macchina! In macchina! Torno a casa e Gary è nell'altra stanza con una tipa, cazzo! Non me ne fotte un cazzo, ma mi girano le palle lo stesso! Mi fa passare per ascolta, una cazzo! Ascolta, non vorrei litigare! No! Sai com'è? L'ho visto, lo conosci! L'ho capito, sì, lo capisco, ma mi girano le palle perché mi piace! Mi incazzo da morire perché di là c'è Gary con una puttana. E perché io non mi sono portata a casa nessuno e perché non voglio starmene qui da sola mentre lui si scopre un'altra. Non importa quanto io pensi che sia una dura, quanto mi piaccia come ragazza. Purtroppo si è innamorata di lui. Non farmi incazzare anche tu. Non so. Sì, sei ubriaca. No, Greg, vaffanculo. Non sono ubriaca. Non sono ubriaca. Ti sembra ubriaca? Lo sai e come, chiaro. Ragazzi, non c'è bisogno di litigare. Sto biascicando. Sì. Sto biascicando, Sì. Ascolta, sei anche con un altro. Sì. Sì. Sono davvero ubriaca persa. Non riesco nemmeno a vederlo. Sto biascicando. No, non eri venuto per aiutarla. Sì, ma mi stavo prendendo i coglioni. Io volevo solo aiutarti, ma te la prendi con me, porca puttana. Io non credo che Gus sappia quanto è incazzata Charlotte. Pensavamo tutti fosse carina e innocente, ma dopo averla vista incazzata, meglio stare attenti prima che prenda lui e la tipa con cui sta a pugni in faccia. Poi all'improvviso arriva in camera Charlotte e inizia a urlare. E mi dice che non posso stare in quella stanza con una ragazza e continua ad urlare. Cioè, non posso stare nella mia stanza con una ragazza e continua ancora ad urlare. E sai anche chi vive qui? Vicky, la nostra amica. Vai nello scannatoio, non qui, Jay. Devi andare nello scannatoio, ci sono delle regole. È la camera di Vicky, niente ragazze in camera, per rispetto. Voglio difendere Vicky. Se fosse camera mia, non ci vorrei qualche sgualdrina da quattro soldi. Non ho fatto niente, do retta a lei. E perché non a me? Perché lei vive qui. Anch'io vivo qui. Vivete qui? Sì. Sì, vive qui anche lei. Ora, per favore, basta. E scusa, sai anche chi vive qui? Vicky, la nostra amica. Jay, ti sei portato una qui, ma perché non vai là? Non sono tuoi. Se sale, Vicky ti scopre. Voi siete fuori, Non è nemmeno camera sua, però mi grida dietro e mi maltratta. Non ci sto. Ma state scherzando? Mi stavo facendo i miei e voi mi aggredite. Oh, cavolo. Sono ubriaca, sono devastata. Sono incazzata per Gary e infatti è arrivata Psycho Charlotte. Meglio se state attenti, gente, soprattutto Gary. Charlotte è cotta. Passerà una notte che non si scorderà mai. Jay, faccia quel che vuole. Non è l'unico ragazzo carino. Ti sei scotta uno e ora sei qui a rompermi le palle. Hai iniziato tu, Jay! Holly ci si è buttata. Perché dovrei mentire su Holly? Ciao! Mi sono svegliata, mi sono guardata intorno e ho pensato, merda, chissà che atmosfera ci sarà. Ieri sera sono stata s***a con tutti, mi odieranno. Ma prima che potessi chiedere scusa sono stata interrotta. La porta? Suonano alla porta. Ma cazzo, è di nuovo Anna? È Anna? No, cazzo, sono mio papà e mia mamma. Ciao. Andate a chiamare Sophie. Oh, cavolo, avete scelto il momento peggiore per venire. Dai, ho i postumi della sbronza di ieri e di sopra c'è il tipo che ho finito di scoprirmi 20 minuti fa. Vado a vedere dov'è Sophie. È andata bene? Vi siete divertiti ieri sera? Sì, ci siamo scatenati. Sophie? Dov'è? Sì, di sopra. Sophie? Sophie, ci sono i tuoi in cucina. No. Sono appena entrati. Ding dong, ed erano loro alla porta. Chiedono della loro piccolina. Ciao. Come stai? Non è stata la migliore delle presentazioni per i genitori di Sophie. La cosa peggiore è che le ragazze che ci siamo portati a casa ieri sono tutte sue amiche.
Oh, cavolo, ciao! Oh, cavolo. È il tipo che si è scoperta ieri sera. È ancora in casa, si vergognava da morire. Si vedeva che era imbarazzatissimo. Non avete fame? Pizza! Il papà di Sofia ha un ristorante italiano e quindi ci ha portato pizza, pasta e altro. Figata. Questi sono spaghetti al ragù. Sono i migliori genitori che ci siano dopo una sbronza. Non ci fanno caso, sono tranquilli. Ehi, mambo, mambo! Cavolo, guardo suo papà e penso che me lo farei. Lei è Charlotte, la mia amichetta di crack. Cioè, insomma, la facciamo sempre insieme. Parla con sua madre come ad un'amica. Quella è la mia amichetta di crack. Io sono rimasto scioccato. Ma cosa sta dicendo a sua madre? Se la mia fosse qui, io direi non ho fatto niente. Ho letto ieri sera, non le direi mai ciò che ho fatto. Siamo fuori. Ho le tette finte più grandi di Middlesbrough, enormi. Sei di Middlesbrough? Sì. Lui è Gaz, è un tipo da orgia. Ho una sorpresa. Mi trasferisco qui anch'io. C'è posto per me? No, non lo scannatoio. È incredibile come sia stato un grande mio papà. Lui non parla mai di sesso. Per lui il sesso è una parolaccia. Non ne parliamo mai. Non parlo di ragazzi, nemmeno di baciare, figurati il resto. Cosa stai facendo? Mi sento un po' in colpa ad avere i miei a casa, ma mio papà è stato davvero un grande. Da adesso in poi non voglio più fare la puttana. Mai più. Ci pensiamo noi a sua figlia, non si preoccupi. È andata bene? Ho deciso che stasera voglio chiamare il mio ragazzo Dan per dirgli esattamente cos'è successo. La prima sera ho baciato uno. Porca... Sì. Sì. Chi? Uno a caso. Dove? A casa, nell'idromassaggio. Io avevo bevuto un sacco e mi sentivo davvero sola. Così l'ho baciato. Ma porca... Sei incazzato? È ovvio. Ovvio. Mi spiace. Beh. Davvero, ti amo. Il mio rapporto con Dan funziona perché lui accetta il fatto che ho 18 anni e voglio uscire e divertirmi. Ma vuole comunque stare con me. Insomma, mi concede molta libertà. Ma vuole comunque che stiamo insieme. Se per lui non è un problema che io sia libera di fare quello che voglio, perché dovrebbe esserlo per me? Cosa gli hai detto? È entrata nella stanza e ce l'ha detto. È una che si va a cercare guai. Le piace vivere delle tragedie, vuole complicarsi la vita, vuole tutti gli occhi addosso, sempre. Ha chiamato il suo ragazzo per dirgli esattamente cos'è successo. Gli ho detto che la prima sera ho baciato uno e lui mi ha detto: cosa? Ho baciato uno la prima sera perché mi sentivo sola ed ero ubriaca e poi... Ora si ricorda tutto! Ma non vi siete solo baciati, no? Holly si sentiva sola la prima sera! Sappiamo tutti che Holly non ha solo baciato Gary. Me lo ricordo bene e se lo ricorda anche lei, solo che si vergogna. Ma non vi siete solo baciati, no? Non lo so esattamente, gliel'ho toccato, ma di sicuro non ho... Non volevo parlarne al telefono, non potevo dirgli: guarda, ho fatto una sega a uno. Ora si ricorda tutto. Oh no, no, allora no. Allora stai no. dicendo che io sono un bugiardo. Lo ammette, lo ammette. Lo ammette, lo ammette. Allora stai dicendo che io sono un bugiardo. No, forse. No, no, no. Holly gli ha fatto credere che non ci sia stato nulla tra lei e Gaz. Ma non è così. E dopo giorni di bugie, dando del bugiardo a Gaz, ora finalmente si ricorda. Sono contento che si sappia che non dicevo cazzate. Non direi mai cazzate sulle ragazze. Perché dovrei dire cazzate su Holly? Holly sta solo prendendo per il culo il suo ragazzo. E ci fa anche la figura della cretina. So solo che lui c'è sempre stato per me. Mi ha sempre amata da morire. Rovinare tutto sarebbe un peccato. Vediamo come andrà. Siamo tutti lì che ci divertiamo e pranziamo. Fajitas e altro che ha preparato Sophie. Bravissima. Siamo lì e Gaz spara la bomba.
Abbiamo fatto diverse serate con tipi e tipe. Perché non usciamo stasera solo tra di noi? So che ci sono dei malumori, Holly è arrabbiata per ieri, ma pensavo che potremmo farci una serata in famiglia, stare un po' tra di noi. A Gary e Jay va bene, certo loro hanno con chi ma per me James è un problema. Ma vaffanculo, Gary! Cosa hai in mente? Il piano di stasera è che si esce e non ci si porta a casa nessuno. Charlotte c'è, lo scannatoio c'è, stasera me la s***o di sicuro. Gary ci prova con Charlotte. E sarei stupita se lei non cedesse. Andiamo in giro e sembriamo vere star. Ci guardano tutti, è davvero fantastico. La serata è appena cominciata. Siamo nella zona VIP dell'Oso. Ci coccolano, la musica è fantastica, l'alcol scorre a fiumi. È una bellissima serata in famiglia. Io, James, Craig, musica e ragazze. Alla grande, abbiamo tutto. Drink, champagne a fiumi. Una serata fantastica. Mi guardo intorno e sono tutti insieme. Ogni volta che mi avvicino mi sembra sempre di essere di troppo. Ovviamente sono ubriaca persa, così ho pensato di uscire dalla zona VIP e di ballare con gli altri. Esco, ballo e trovo un tipo molto carino, anche se non ho idea di come cazzo si chiami. Inizio a ballare con lui e alla fine mi bacia. E io non mi tiro di certo indietro. Non sono uscita con quell'intenzione. Ma se capita l'occasione, mi ci butto. Cominciare con uno mi ha fatto sentire parte del gruppo. Mi sono sentita più integrata perché facevo ciò che facevano loro. Ha detto che è d'accordo col suo ragazzo, che può baciare gli altri, ma se fosse la mia ragazza non sarei molto contento. In un locale a provarci, a cominciare. Che cazzo di rapporto è, dico io? A dire il vero, è stato divertente. Mi sono divertita, non lo rimpiango. Nel locale si stanno divertendo tutti. Ballano tutti, io mi rilasso. È solo questione di tempo prima che ci provi con Charlotte. Sono stufa di Gary che pensa di avere Charlotte in pugno. Ho giurato che non avrei interferito, ma sono stufa di mordermi la lingua. Le ho presentato il tipo più figo della discoteca. È bellissimo e con un fisico da urlo! Sono bastate poche parole e li ho presentati. Martin, Charlotte e sono andati subito alla grande. Non esiste che resti a guardare mentre uno si mette di mezzo tra me e Charlotte, che sia chiaro che sono arrivato prima io. Sapete cos'è successo mentre ero nel locale? Ero con un ragazzo bellissimo. E perché sono finita con Gary? Perché se stiamo ai due lati più lontani di un locale, ci attraiamo come due calamite, bam! Non ci diamo solo un bacino e via, ci scontriamo e bam! Ci strappiamo i vestiti di dosso. Ma perché? Charlotte è mia, le farò passare una serata che non si scorderà mai. È come una pianta carnivora. Se entri, non ne esci più, mi spiego. Ci resti intrappolato. Lei ha camminato sul bordo della trappola per un po'. Vorrei poterla salvare. So che le farei un grandissimo favore. È chiaro che tra me e Vicky stasera non succederà niente. Quindi ho trovato una mora da scoprirmi. Abbiamo appena finito di litigare per le tipe dell'altra sera e ora ne rimorchia un'altra. Non mi fare incazzare, non mi fare incazzare! Jay, faccia quello che vuole. Non è l'unico ragazzo carino del locale. Se vuole fare lo stronzo, io farò altrettanto. Ecco che scatta la gelosia. Di solito succede dopo qualche bicchiere. Sono lì che mi faccio i miei. L'hai fatto prima tu, Jay! L'hai fatto prima tu! Non rispondi alla mia domanda, l'hai fatto prima tu! L'hai fatto prima tu! Ma come fai a dire che l'ho fatto prima io? L'hai fatto prima tu! Come fai? Ti ho visto! Non ne voglio sapere un cazzo, Jay! È come avere una relazione, ma solo per le cose negative, niente lati positivi. La cosa inizia a rompermi le palle. Probabilmente inizia a rompere le palle anche a Vicky, quindi non so come andremo avanti. Siamo tutti di nuovo a casa, ci stiamo divertendo, ma Jay mi vuol fare incazzare. Eravamo d'accordo che stasera saremmo rimasti a casa tra di noi, ma appena sei entrato nel locale ci hai provato con una. Non puoi stare nella zona VIP con me mentre ti fai un'altra, mentre la baci e chissà cos'altro. Se lo faccio io è sbagliato, se lo fai tu è giusto. Ma cazzo, ma sei scemo? C'è
una forte tensione sessuale tra Vicky e Jay. Non si riesce mai a capire se stiano insieme oppure no. Non vuoi ammettere di averla baciata per primo? Sei stato tu a baciarla, ammettilo di averla baciata. Io stavo seduto lì. Sei una testa di c***o e non voglio più dormire in camera con te. Scherzi. Scherzo. Solo perché ha baciato un paio di ragazze e perché non sono l'unica della sua vita, non vuol dire che io non punti i piedi e non mi intestardisca come un mulo. È bello e mi piace. Sanno tutti cosa vuole Gary. Non è uno che va per il sottile. Mi vuole portare nello scannatoio, ma io non voglio. Basta, lo giuro. Gaz muore dalla voglia di darsi da fare con Charlotte. Ti va un drink? Gaz non sbaglia mai. Si vede lontano un miglio che si sta incazzando perché non riesce ad avere Charlotte. Lei sta facendo la preziosa e per questo lui la vuole ancora di più. Sono andato in cucina a prendere da bere e quando sono tornato, Charlotte dormiva. E io ho provato a svegliarla. Ti prego, svegliati, ma niente, morta. Il mio piano di questa sera è andato a farsi f***. Sono veramente devastato. Charlotte sta facendo la stanza e sembra che stia vincendo. 1-0 per Charlotte. Vicky, dai. Siamo ovviamente attratti l'uno dall'altra, punto. Lo facciamo o no? Sono così delusa da me stessa. Era solo questione di tempo. Il ragazzo di Holly e la sua migliore amica entrano dalla porta e io resto a bocca aperta. Oh, cavolo! La mia missione è quella di scoprirmi, Vicky. Abbiamo fatto un errore a stare nella stessa stanza. Non so se lo capisci. Un errore enorme. Davvero? Lasciami! Lasciami andare! Sto cercando di fare la dura, ma non ce la faccio più.